Le molle del coraggio, le molle che ci spingono interiormente ad aver coraggio, del coraggio umano adesso, poi vedremo più là, i segreti del coraggio cristiano, che sono anche molle, sono spinte, sono stimoli. Abbiamo visto, guardando anche a Maria, la madre di Gesù, la mamma nostra, il coraggio dell'amore, la forza dell'amore. E quante mamme, lo ripeto ancora oggi, potrebbero raccontare questo coraggio che hanno ricevuto appunto dall'amore? Anzi, se qualcuno di voi me lo racconta e me lo scrive, sono felice, così rendiamo anche, diciamo, condividiamo queste nostre esperienze con tutti i nostri amici e i nostri telespettatori. Ieri abbiamo visto la molla dell'amore, oggi vediamo un'altra molla molto importante, la molla dell'unione, la molla dello stare assieme. Quando si è da soli si può avere certamente coraggio, soprattutto quando il coraggio nasce dall'amore, ma molte volte il coraggio ci viene stando insieme alle altre persone, condividendo lotte, ideali, condividendo il desiderio di una vita buona, di una vita onesta. Attenzione che quando dico il coraggio di stare insieme agli altri, io non intendo, per esempio, certe manifestazioni che semmai partono da principi positivi, da diritti giusti, ma nel momento in cui poi sfociano in violenza, allora non è più coraggio. Il coraggio è sempre qualcosa che genera bene. Il coraggio è sempre qualcosa che è lontano dalla violenza. Perché il vero uomo coraggioso, la vera comunità coraggiosa è una comunità ed è un uomo e una donna che sanno rispettare il diritto, i diritti, la vita degli altri. Il coraggio non è mai imporre, no, ma il coraggio è, come dire, penetrare. Il coraggio è seminare negli altri. E quando io vivo con persone che condividono questa forza, direi non violenta, ma esplosiva del coraggio umano, nello stare insieme, e questa è una grande fonte per spingermi ad osare, per spingermi a rischiare, perché io oso, io ho coraggio, io so stare insieme agli altri e prendo il coraggio stando insieme agli altri, e qui torniamo alla fonte, solo e semplicemente se so amare. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!